Benvenuti all'interno della video recensione di Ukitel U20 Plus, un prodotto cinese di fascia davvero molto bassa, almeno nel prezzo, ma che tutto sommato si comporta molto bene. Questa è l'estetica, forse vi ricorderà prodotti ben più costosi e blasonati. Andiamo a vedere innanzitutto come è composta la confezione. Questa è la confezione di vendita. Qui capiamo che è possibile acquistarlo in grigio, diciamo siderale, in rose gold e in oro. Questa è l'edizione oro. Un oro abbastanza bello, piacevole al tatto, diciamo non pacchiano. All'interno della confezione è compresa questa piccola cover, costa 2-3 € da Gearbest, comunque è compresa all'interno della confezione, è in silicone. Ha una trama a rombi, protegge abbastanza bene il dispositivo. Ora vi faccio vedere anche come calza. Calza davvero molto bene, lascia tutte quante le porte disponibili ed accessibili. All'interno della confezione abbiamo il caricatore da parete 5V 1A, mi sarebbe piaciuto fosse almeno da 2A per dimezzare comunque la velocità di caricamento del dispositivo, velocità di caricamento del dispositivo che forse è un pochetto troppo lunga, poi ve ne parlerò più approfonditamente dopo. La spilletta per andare ad estrarre la nano SIM, qui un po' di manualetti abbastanza inutili, o comunque guardate anche il certificato di garanzia. Lo mettiamo da parte, il cavetto, che è un cavetto micro USB, USB, non sono presenti all'interno della confezione nessun tipo di auricolari, ma ovviamente al prezzo a cui è disponibile questo prodotto non si poteva aspettare nient'altro e quindi fondamentalmente non è una perdita di così grande valore. Andiamo subito a vedere. Tolgo anche questa cover. Allora, ergonomicamente parlando, il prodotto si tiene abbastanza bene in mano, forse un pochetto troppo largo. Io giornalmente utilizzo un Meizu M3 Note che è più stretto e quindi lo trovo decisamente più, quindi più comodo da utilizzare con una mano. Comunque, tutto sommato, si comporta anche abbastanza bene. Guardate come sta in mano, decisamente bene. Mi sarebbe piaciuto ci fosse qualche millimetro in meno in larghezza, ma niente di drammatico. Vediamo insieme come è composta la scocca del prodotto. Allora, partendo dall'alto abbiamo un jack da 3,5 mm, andando qui poi sulla sinistra abbiamo il tasto di accensione, i tasti per la regolazione dei volumi. È molto strano che siano posizionati qui. Quindi sulla sinistra, infatti io ogni tanto li vado a cercare ancora sulla destra, ma penso che questo prodotto sia nato dalla mente di un mancino e probabilmente per un mancino. Quindi questo è forse una di quelle cose che bisogna specificare. Comunque niente di drammatico. Io addirittura non apprezzo il fatto che siano posizionati i tasti della regolazione del volume di accensione sullo stesso lato perché quando vado ad utilizzarlo magari in camera durante la sera non riesco a capire bene quale sia e quindi magari voglio alzare il volume e semplicemente vado a spegnere invece lo schermo. Peccato non ci sia nessun tipo di lavorazione che vada quindi a distinguere anche i diversi tasti. Sul lato destro abbiamo il carrellino. Ora vi faccio vedere come si estrae. Non c'è la possibilità di andare ad espandere la memoria interna che è da soli 16 GB. Qui sul fondo abbiamo l'altoparlante di un microfono. Qui frontalmente abbiamo il sensore di prossimità, la capsula auricolare, la fotocamera che è una 5 megapixel, non si vede al momento perché non ho una notifica che mi faccia lampeggiare il LED di notifica, ma è presente anche un LED invasivo, soprattutto durante la ricarica notturna e un faro. Non vi lascerà praticamente mai dormire, dovrete andare a girarlo in modo, il cellulare, in modo da non essere disturbati da questo LED fastidiosissimo. Nella parte qui in basso invece abbiamo i tasti che sono touch, non sono retroilluminati, questo per me non è un problema e funzionano bene. Qui
Qua dietro abbiamo il flash, abbiamo due fotocamere. Sinceramente, non ne vedevo la necessità di avere due fotocamere, anche perché va un attimino a voler riprendere il discorso iniziato da Apple con la doppia fotocamera, ma fondamentalmente si limita soltanto, quindi l'integrazione di questa doppia fotocamera, ad andare a garantire un refocus successivo dell'immagine che andremo a scattare. La fotocamera, ve lo dico già da subito, sarà sicuramente uno di quei punti negativi del dispositivo. Abbiamo il sensore di riconoscimento delle impronte digitali, funziona abbastanza bene per la fascia di prezzo in cui si muove questo prodotto, ma riconosce 5 volte su 10 il nostro tocco, quindi dovrete necessariamente andare a posizionare il dito nella stessa posizione con cui avrete registrato l'impronta, se no non verrà ad essere mai riconosciuta. Un peccato, mi sarebbe piaciuto fosse più veloce, più preciso. Ora vi faccio vedere magari la velocità. Ora, ok, l'ha preso, quindi una volta su due. Vi racconto cosa c'è all'interno di questo dispositivo. È mosso da un processore che è MediaTek MT6737T, con 4 Cortex A53 a 1,5 GHz, ha una GPU che è una Mali T 720 a 650 MHz. Come vi ho detto prima, ha una memoria interna da 16 GB, una memoria RAM da 2 GB, si muove abbastanza bene, quindi non è neanche questo un limite. Ha una batteria da 3300 mAh che vi garantisce la copertura di una giornata, 4 ore e mezza all'incirca di utilizzo quotidiano. Sicuramente funziona bene per comunque un utilizzo prevalentemente social o comunque video YouTube. Infatti, credo che il punto forte di questo dispositivo sia lo schermo da 5,5 pollici Full HD che funziona bene. Inoltre è mosso da un sistema operativo che vi faccio subito vedere, essere Android nella sua versione 6.0. Lo schermo è, quindi vi ho detto, un'unità da 5,5 pollici prodotto da Sharp con una risoluzione di 1920x1080 punti. La fotocamera posteriore è una fotocamera di Sony, cioè la IMX135. Parliamo di display, il display è un'unità decisamente sopra la media dei prodotti nella fascia dei 100-150 euro, è paragonabile al display che monta il Meizu M3 Note, quindi abbastanza bello, ha una luminosità anche questa diciamo abbastanza alta, non la più alta che abbiamo mai visto, comunque è sempre visibile all'esterno, anche con luce diretta del sole. In questi giorni ho avuto modo di provarlo anche con la luce diretta del cielo, diciamo, innevato, e quindi si è comportato bene. L'angolo di visuale, come potete vedere, pecca, ma ovviamente questo è dovuto anche al fatto che sia uno schermo IPS, però comunque vira decisamente troppo il colore. I bianchi sono decisamente molto buoni. I grigi, vabbè, ovviamente i neri sono un po' grigi, ma niente di trascendentale, quindi ha un bellissimo schermo. Vado a farvi ora vedere come girano alcuni social, per esempio questo è Facebook, vedete si è aperto immediatamente, riesce a tenere in memoria davvero tantissime applicazioni. Guardate un pochetto quante applicazioni riesco a tenere in memoria. Vi faccio vedere anche Instagram, sperando che non esca niente di compromettente, e anche questo si è aperto in modo incredibilmente veloce. Andiamo a navigare. Era già caricata la pagina di Notebook Italia, comunque vi faccio vedere come si comporta. Questa è la navigazione, doppio tap. Vediamo cosa ha annunciato Intel. Vi ricordo di seguire anche tutti quanti i video che sono stati realizzati in occasione del CES che si è tenuto all'inizio di gennaio. Vabbè, come potete vedere, la qualità di navigazione è davvero molto alta, quindi promosso da sotto questo punto di vista. Faccio un piccolo appunto: come potete vedere qui in video, la connettività Wi-Fi, che è una 802.11abgn, funziona bene, però è leggermente sotto la media di altri prodotti e quindi mi sembrava doveroso andarlo a segnalare. Ora vi faccio vedere la fotocamera di questo dispositivo come funziona, anche perché è un attimino il cuore pulsante del prodotto. La velocità di scatto vi faccio subito vedere che è molto alta. Addirittura ora è scattato anche il flash, lo togliamo.
quindi è molto alta. Possiamo andare a switchare fra diverse modalità, quali la video, fotografia, bellezza viso, panoramica, SLR, la SLR, e poi quella che ci permetterà di andare a fare un refocus successivo dell'immagine che andremo a scattare. Allora, vi ho detto che la velocità generale è decisamente molto alta, ma la qualità che riesce ad esprimere negli scatti è decisamente, diciamo, opinabile, nel senso che, guardate, questa era una macro e sembrava essere venuta abbastanza bene. L'andiamo ad ingrandire e guardate quanto rumore abbiamo qui a video, decisamente troppo. Questo succede poi in modo decisamente troppo presente, soprattutto quando andiamo a scattare di sera. Questa è una foto con il flash, guardate quanta grana. Decisamente troppa. Questa invece è stata, diciamo, la nevicata che ha interessato poi la mia cittadina, quindi la cittadina di Bari. Durante la sera non riesce ad andare oltre ad una qualità mediocre. Diciamo che è un prodotto che riesce ad avere una fotocamera da 5 e mezzo, ma non di più, e quindi diciamo che questa doppia fotocamera è semplicemente un esperimento di mercato, nel senso che cercheranno comunque di vendervelo per questa funzione, ma vi assicuro che questa funzione dual camera non è assolutamente l'ago della bilancia per l'acquisto del prodotto. La parte telefonica è decisamente molto buona, si sente bene, anche se l'interlocutore con cui andremo a fare la chiamata ci sentirà con una voce metallica, ma del resto anche noi dalla capsula auricolare andremo a ricevere una voce decisamente metallica, robotica, diciamo si sente tutto ciò che ci viene comunicato. La qualità è abbastanza buona, ma non eccelle. Ora vi mostro come funziona invece Real Racing, se riesco a trovarlo. Eccolo qui. Ci metterà un pochetto di minuti per ovviamente far avviare il gioco. Si scalda il dispositivo qui nella parte in basso della fotocamera, soprattutto quando lo andremo a mettere un attimino alla frusta, però niente di preoccupante. Poi, se andrete a montare anche la coverina in silicone che vi ho fatto vedere precedentemente, non andrete ad avere nessun tipo di problema, quindi non vi darà concretamente fastidio. Allora, vedete, si muove decisamente molto bene, quindi è promosso anche come velocità di avvio del gioco. La fluidità è decisamente molto buona, probabilmente la sua più grande pecca è la memoria interna da 16 GB, che è decisamente troppo poca, anche se poi con un utilizzo abbastanza basico o comunque standard del prodotto non si fa sentire la mancanza dell'espandibilità di memoria. Una connettività che funziona abbastanza bene, sebbene il wifi sia comunque leggermente sotto la media. Una capacità telefonica indubbiamente molto buona, va a ricevere tutte quante le notifiche senza nessun tipo di problema, perché comunque altri dispositivi cinesi invece hanno questa criticità, cioè che ogni tanto vanno a perdere la notifica che viene ad essere mancata. Quindi invece questo dispositivo riesce a fare tutto quanto senza nessun tipo di problema. La fotocamera è probabilmente una piccola delusione, sebbene vi ho detto comunque all'interno della parte fotografica vada a funzionare anche meglio rispetto a prodotti più conosciuti e maggiormente quindi apprezzati, come ho detto il Meizu M3 Note, che personalmente reputo abbia una qualità fotografica da 5, e soltanto con una luce incredibilmente alta si può andare ad attestare su un 6. I video sono accettabili, ma niente di più. Insomma, non vi aspettate di poter andare a girare dei video spettacolari. È un prodotto economico, costa attualmente 109 euro, è esteticamente molto valido, è costruito interamente in plastica, non c'è niente che faccia riferimento comunque all'alluminio o ad un materiale più pregiato. La lavorazione del display è accettabile, vi arriverà a casa con una pellicola preinstallata che prenderà qualche graffio, ma vi andrà comunque ad assicurare una buona resistenza agli urti. Insomma, è un prodotto che per 110 euro reputo sia decisamente consigliabile, sebbene le valutazioni da fare siano comunque relazionate all'utilizzo che ne farete. Io sono Andrea per Notebook Italia e alla prossima.